Una commedia che si è trasformata in un thriller, ma a lieto fine per Ostia. Le Lidensi hanno vinto in 4 set contro l'ultima in classifica, ricevendo comunque il voto positivo da parte del presidente. Dà il voto ad Ostia per la partita di oggi? Per il punteggio 7, tranquillamente. Per l'atteggiamento un po' di meno, ma queste sono le partite che sulla carta, guardando classifica, doveva essere facile. Io però l'ho etichettata all'inizio che era la più difficile fra le facili. La partita non aveva nessun problema, secondo me, con tutto il rispetto che ho per gli avversari. Ce la potevamo solo complicare noi e ce la siamo complicata. Adesso siamo a 12 punti dal quart'ultimo posto, anche se siamo molti punti sopra altre squadre che abbiamo sotto, ma noi dobbiamo solo migliorare e basta, migliorare proprio come gruppo, sono migliorate. E devo fare un complimento anche alle veterane che al terzo set hanno messo, diciamo, la squadra in moto tranquilla anche senza l'allenatore. La prima domanda, sdrammatizziamo, com'è vedere la partita dal bar? Beh, è stata una nuova esperienza, c'è un futuro da barista, quindi va bene. Spieghiamo, sei stato espulso per un set, che è successo? Ci siamo capiti male col secondo arbitro, mi è dispiaciuto perché ha frainteso una parola, io adesso ho chiesto scusa all'arbitro. A chi dai il premio come migliore attrice protagonista di questa gara? Beh, oggi il palleggiatore Ilaria ha giocato una buona partita, viene da una 10 giorni tosta, oggi è tornata con tanta serenità, ha ritrovato intesa con i centrali, sia Busolini che Caracci, bene anche molto Gioia e Federica che viene da un leggero infortunio, quindi bene, era una partita sulla carta facile, dovevamo fare questi 3 punti, quando le partite sono facili vincere è molto complesso. È stata una bella partita, sul secondo set ci siamo un po' accomodate, diciamo, però dai, siamo contente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È arrivata dunque la quarta vittoria consecutiva, dove si trovano le motivazioni da qui in avanti? Mancano 8 partite. Per adesso l'obiettivo, diciamo che sembra essere stato raggiunto, però è meglio non parlare e dobbiamo continuare a dare il massimo. Non importa tanto ciò che si troverà alla fine della corsa, ma ciò che si prova correndo. Il cammino delle Lidensi proseguirà sabato prossimo contro la Volley Rock. Da Ostia per Canale 10, Valerio Nasetti.